sicuramente il messaggio di questa mattina è un messaggio che proprio si coniuga benissimo con tutto quello che sta succedendo in Italia, no? Iniziando dal messaggio bellissimo di Papa Francesco, no? Che ci invita all'ascolto. Dire ascolto non significa semplicemente guardare la persona che parla e cercare di dare un messaggio di interessamento, no? Ascolto significa proprio aprire il cuore e raccogliere tutti i messaggi positivi per poi metterli in pratica. Allora, questa bella manifestazione che si è tenuta oggi è in continuità della manifestazione tenutasi il 30 novembre del 2012. Si è parlato della tematica sui sensi di pietà e l'anima identitaria, coinvolgendo i ragazzi delle scuole medie, esattamente tutte le seconde, a visitare nell'atrio davanti alla scuola un percorso di dipinti, appunto riguardanti il tema della pietà. E oggi abbiamo voluto portare a conoscenza che questa identità, diciamo, di Cutresi appartiene a tutto il popolo, e quindi i nostri ragazzi devono venire a conoscenza di quanto noi abbiamo, perché in realtà sono venuti meno i valori, non si frequenta più la chiesa, le famiglie insomma sono un po' più lontane. Ma noi oggi, attraverso appunto questa manifestazione, abbiamo voluto proprio far riscoprire la bellezza del nostro territorio, accompagnando i ragazzi appunto a visitare queste cinque chiese, partendo dall'Annunziata, come dicevi tu prima, e davanti a queste chiese abbiamo esposto la Via Crucis, esattamente 14 dipinti che rappresentano la passione, morte e risurrezione di Gesù, che culmina appunto davanti a questo quadro che è alle nostre spalle. I dipinti sono stati realizzati in poco tempo, esattamente in due giornate, quindi non ha proprio il valore artistico in sé che deve emergere, ma bensì il significato, come preavviso per il popolo di Cutro, che in seguito l'amministrazione, che ha già promosso e progettato il progetto del percorso delle cinque chiese con le relative opere che rappresentano la Via Crucis. Quindi questo dobbiamo noi dire grazie, perché si parla di un'amministrazione che sposa bene la cultura e che valorizza anche noi artisti del territorio. Per quanto riguarda il discorso dello sviluppo turistico, prima facciamo un altro passaggio, lo sviluppo dell'identità, perché qua manca ancora la presa di coscienza del patrimonio che abbiamo, quindi partiamo da ciò che abbiamo. Poi c'è il discorso magari di captare i possibili sviluppi, cioè questo fa parte poi di un disegno ulteriore, però prima di tutto aiutiamo la conoscenza del nostro patrimonio storico, culturale, identitario, soprattutto perché dalle prime ricerche storiche che sono state effettuate, oggi le informazioni sono disponibili, infatti il Gino Camposano, gli Andrea Pesavento, i Pino Rende, lo stesso Rosario Anastasi hanno dato le prime informazioni già negli anni 80, quindi già vuol dire che da quel periodo si poteva iniziare a fare qualcosa, quindi siamo già in ritardo. Fino ad ora che diciamo abbiamo a disposizione un'elaborazione più aperta a quelle che possono essere le possibilità di sviluppo del percorso delle cinque chiese, ma soprattutto anche di iniziative, perché un percorso non è un percorso se non viene identificato culturalmente, cioè bisogna dare anche un'anima a questo percorso, quindi non è solo la struttura del percorso, ma è poi riempire il luogo di contenuti seri che rendano, diciamo così, fruibile questa identità, che può essere identità storico-religiosa, ma connaturata anche a delle manifestazioni di un certo peso. Il vero problema è che bisogna investire su qualcosa che attiri i giovani. Non è un centro storico, non si rivitalizza il centro storico se non si lavora su culture giovani. Si è iniziato col percorso delle cinque chiese nel creare un'infrastruttura, andando a programmare gli interventi di pubblici sul territorio, non solo come dei semplici interventi, ma programmandoli come delle infrastrutture sulle quali poi andare a creare economia, andare a creare sviluppo. Il percorso delle cinque chiese è stato uno degli
dei punti di forza, uno dei punti di forza fondamentali di questa amministrazione, e sarà ancora questo percorso potenziato con l'utilizzo del finanziamento PISL, attraverso cui l'amministrazione redigerà nelle prossime settimane un progetto in cui sarà appunto fatto questo percorso con 14 stazioni della Via Crucis, con la rivalutazione del piazzale della Chiesa del Santissimo Crocifisso. L'amministrazione appunto vuole valorizzare il lavoro degli artisti e dei professionisti del territorio, e per questo ha pensato di fare un bando, un concorso di idee, attraverso cui verranno raccolte le idee progettuali per questo progetto. Quindi l'amministrazione comunale vuole agire riguardo al turismo su due fronti, sul mare con il turismo balneare e sul capoluogo promuovendo il turismo religioso. Di me uno strumento della tua pace, dove odio fa che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove discordia che io porti l'unione, dove dubbio che io porti la fede, dove errore che io porti la verità, dove disperazione che io porti la speranza, dove tristezza che io porti la gioia, dove sono le tenebre che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare, poiché si è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.